La più conosciuta e meglio conservata frontiera artificiale dell'Impero Romano fu fatta costruire da Adriano tra il 122 e il 128 d.C. per separare, come si disse, i Romani dai barbari. Lungo 117 chilometri, con un'altezza di circa 5 metri e uno spessore da 2 a 3 metri, il muro era fiancheggiato a nord da un fossato più piccolo e a sud da uno più ampio e profondo, il Vallum vero e proprio, orlato da due terrapieni. Si snodava dal mare del Nord a est al mare d'Irlanda a ovest, separando la Britannia, odierna Inghilterra, dalla Caledonia, oggi Scozia. Era dotato di 320 torri d'avvistamento e almeno 13 grandi forti. Oggi è rimasto solo un lungo serpente di pietre. Tra i forti tuttora individuabili lungo il percorso del vallo, uno dei più significativi è quello di Vindolanda, ai cui resti si affiancano quelli di un piccolo villaggio, costruito fuori dal forte, che ospitava i parenti dei soldati, mogli, figli e altri familiari. Oggi ne restano solo poche rovine, ma gli scavi effettuati hanno restituito una grande quantità di oggetti che descrivono la vita quotidiana in quei luoghi così lontani da Roma. Sono state trovate oltre 2000 scarpe o sandali con diversi tipi di allacciature e decorazioni, e molte con delle borchie sotto la suola per non consumarla. Tra gli altri reperti, dei calzettoni, necessari in quei climi rigidi, un copricapo femminile fatto con filamenti vegetali, oggetti preziosi e un servizio di stoviglie mai usate perché arrivate danneggiate dal trasporto. Ma la scoperta più interessante riguarda delle tavolette di legno che, esaminate ai raggi infrarossi, si sono rivelate lettere scritte a inchiostro, una testimonianza eccezionale della vita dei legionari di stanza al forte e delle loro famiglie. Si tratta di rapporti militari, richieste di rifornimenti, lettere familiari e, tra le altre, l'invito a una festa di compleanno fra due donne, Claudia e Sulpicia. È il più antico originale che si conosca di una lettera scritta da una donna in latino. That's all, folks.